Il mio nome è Silvia Facchinello, lavoro in una delle 139 delegazioni dell'Unione Europea nel mondo, in particolar modo nella delegazione della Repubblica dell'Unione del Myanmar. Lavoro nella sezione operazioni, è la sezione che si occupa della programmazione, gestione e monitoraggio dei programmi di sviluppo finanziati dalla Commissione Europea, nel mio caso in Birmania. L'ambito in cui io lavoro, l'ambito della governance, in particolar modo nella provvisione di assistenza tecnica al governo in supporto delle riforme amministrative attualmente in atto. E un'altra area molto importante è l'area del monitoraggio e della valutazione dei risultati ottenuti attraverso i fondi elargiti dalla Commissione Europea in Myanmar, in modo da comunicare ai cittadini quanto è stato fatto. Il lavoro in Commissione è sicuramente un lavoro molto interessante e permette di crescere molto a livello sia professionale che a livello personale, in quanto siamo a contatto con paesi molto interessanti, diversi dai nostri, usi e costumi, e siamo lì a fare un lavoro al servizio degli altri. Quali competenze sono necessarie per fare questo lavoro? Sicuramente competenze tecniche che spaziano in diversi settori, ma anche competenze personali e individuali. Una competenza, secondo me, importantissima è la resilience, la forza in termini di adattamento a delle realtà diverse e accanto a questa sicuramente una flessibilità mentale e fisica nel gestire comunque dei dossier lavorativi sempre vari, sempre diversi. È vero che a volte facendo questo lavoro si tende un po' a idealizzarlo, a pensare che siano un po' tutte rose e fiori, in realtà ci possono essere anche momenti difficili, momenti a volte un po' frustranti, e quindi credo sia davvero importante avere una grandissima passione per lavorare in questo settore, in delegazione in particolar modo, e mantenere sempre di fronte a noi, vivo in noi, il principio che quello che noi facciamo serve nel nostro piccolo per la realizzazione di una causa molto, molto più grande. Questo un po' deve essere il nostro motto.